Derby in colore al Rubens Fadini di Giulianova, quello andato in scena tra i padroni di casa di mister Fabiano e il Celano di Pasquale Luiso, accolto tra fischi e cori di scherno dal pubblico giuliese per i suoi trascorsi teramani da giocatore. Una 0-0 scialbo, a tratti noioso e caratterizzato da un gioco spezzettato da ambo i lati per i numerosi falli tattici, specialmente da parte della formazione marsicana. A fine gara clima pesante con parecchi fischi e qualche timido applauso da parte dei tifosi di casa ad indirizzo di un Giulianova al secondo pareggio interno consecutivo. Duro faccia a faccia tra tifosi da una parte ed il tecnico Fabiani e giocatori dall'altra sotto la curva di casa, anche se in sala stampa l'allenatore giuliese smorza le polemiche. No, non c'è stata nessuna schermaglia, i tifosi volevano due maglie perché c'è stato un lutto in settimana che era stato concordato con la società e i giocatori non lo sapevano, quindi c'è stata questa incomprensione, però è finito tutto lì. La cronaca. È il Giulianova a provare subito ad imporre il fattore campo. Al secondo minuto Valdés, giocata per Romano in ripartenza del bene, è solo al centro dell'area di rigore, ma Romano si mette in proprio, rientra sul sinistro e spara di un niente sul fondo. Al minuto 23 la risposta del Celano di Luiso, da calcio di punizione, colpo di testa di Marco Iano in area di rigore che però non c'entra il bersaglio grosso. Al minuto 40, su punizione da posizione defilata sulla tre quarti, è ancora occasione Giulianova con Raparo che palombella un tiro molto velenoso che non c'entra di poco l'incrocio dei pali della porta di Amabile. Al 44esimo ancora un'occasione per il Giulianova. Su cross dalla sinistra di Raparo, Mariani prolunga sul secondo palo, del bene ci prova in sforbiciata ma senza fortuna. I giallorossi nell'occasione reclamano un contatto dubbio in area sulla giocata di del bene. Inizia il secondo tempo sulla falsariga del primo, noia e gioco davvero molto spezzettato. Al quinto minuto ripartenza bruciante dei padroni di casa, Raponi, Romano, Mariani che servito in area di rigore si fa anticipare all'atto del dunque in calcio d'angolo. Poco o nulla nei restanti 20 minuti fino al 39esimo, quando il giovane 95 indelicato, entrato circa 5 minuti prima, prova subito l'incornata in area di rigore sul cross di Valdés, palla però fuori misura. Non succede più nulla fino al triplice fischio dell'arbitro, finisce così, senza reti, il derby d'Abruzzo di metà ottobre, tra noia e delusione, soprattutto per i padroni di casa del Giulianova, adesso ancora a caccia di nuovi tre punti in trasferta. Il primo tempo è stato abbastanza buono, sia per l'intensità, sia per la qualità di gioco, ci è mancato sempre l'ultimo passaggio. Nel secondo tempo abbiamo avuto tre o quattro situazioni in due o tre contrattacchi che abbiamo sbagliato puntualmente l'ultimo passaggio per precipitazione, mentre bastava un po' più di i tempi di gioco e andavamo in porta tranquillamente. Cosa manca a questo Giulianova soprattutto nel reparto avanzato per pungere di più? Manca un po' di serenità e un po' di qualità che arriverà con la condizione. Partita da 0-0, sono partiti forte loro con quel tiro dopo un minuto, poi è stata una partita molto tattica, equilibrata, spesso con lanci lunghi, però niente, un campo difficile, questo qua è un campo, c'è l'entusiasmo, hanno fatto la vittoria fuori casa, hanno il cambio di società, non era facile, però i miei ragazzi hanno fatto una partita maschia e quello è l'importante. Al di là di quello che è accaduto nel rettangolo verde, un'accoglienza non delle migliori per Pasquale Luiso. Ragazzi, quando fai un gol al derby Giulianova Teramo, purtroppo è così. Io giocavo col Teramo, ho fatto gol e niente, forse si ricordano quello, però io rispetto gli insulti, ma il Sora non penso, loro si ricordano più lo 0-1 del Teramo, non si ricordano il Sora, però purtroppo quando indossi una maglia è giusto che dai tutto per quella maglia, però sono abituato, non ho preso 50.000 fischi a San Siro, pensa se mi posso preoccupare di 150 fischi a Giulianova.